Ciao a tutti, sono contento che siate di qui, non perché ho qualcosa contro Peter, ma perché io volevo fare la sessione di Peter e me l'ha rubata, e allora io ho riempito comunque la sala, ok? Io sono alcuni di voi mi conoscono, sono Giuseppe Ricci, faccio parte della community, sono tra i fondatori della community, lavoro come sviluppatore iOS e OS X, ma in realtà non c'è molto da fare su Six, però volendo, molto volentieri. Mi trovate su tutti i canali social, anche se sono abbastanza pigro, e potete scrivermi, ho anche la fortuna di avere una mail @pragmamark. Veniamo alla sessione. Allora, oggi noi vedremo Autolayout. Vedremo Autolayout a ottobre 2013. Questa è una premessa che farò durante tutta la sessione. E sarà importante capire che Autolayout è cambiato molto. Infatti, per me è diventato interessante da un po' di mesi. E sono qua a parlarne apposta. Quindi all'inizio vedremo la teoria di Autolayout. Dopodiché entreremo nella pratica e partiremo da Interface Builder. Quindi anziché guardare prima il codice guarderemo Interface Builder, però a un certo punto guarderemo anche il codice e viste le pratiche iniziali capiremo quali sono poi i casi speciali che vanno gestiti con dei meccanismi particolari. Infine faremo due ragionamenti sulla compatibilità e su come migrare il codice precedente ad Autolayout e alla fine qualche considerazione finale per capire come procedere. Partiamo dalla teoria, in realtà dai concetti fondamentali che sono alla base di Autolayout. Mi piace sempre, lo faccio quando racconto il linguaggio, fare una premessa storica che dà un po' il senso, il significato delle scelte che sono state fatte dagli ingegneri di Apple. Fino all'uscita dell'iPhone 5, dei primi schermi a 4 pollici, non si è mai sentita questa esigenza di introdurre un sistema più sofisticato per gestire il layout. Con i nuovi schermi si è deciso che questo doveva essere il nuovo modo di operare, quindi si sono superati certi limiti pregressi. In realtà era stato introdotto in OS X Lion, però vabbè, insomma, è diventato mainstream quando poi è stato spinto da Apple, da iOS 6. La cosa interessante è che Apple non è partita da zero, ma ha utilizzato un motore open source fatto da un'università in America, che è forte, se andate sul loro sito, vedete che non ci sono news da 8 anni, e nel 2011 scrivono "Oh, Apple ha usato il nostro motore, quindi forse avevano anche ragione, hanno fatto qualcosa di buono". Autolayout dove è supportato da Lion in poi, da iOS 6 in poi e lasciatemi dire, da Xcode 5 in poi. Questa è un po' una forzatura perché in realtà non è così, anche Xcode 4 utilizzava Autolayout, ma con Xcode 5 Autolayout diventa davvero qualcosa di produttivo, insomma, facile da utilizzare un po' per tutti. Facciamo una piccola digressione, no? di come si sono svolte le cose. La parola chiave che si usava, no? Noi eravamo contenti rispetto ai nostri cugini che fanno Android, il fatto che potevamo utilizzare anche delle dimensioni assolute, no? Quindi potevamo utilizzare il cosiddetto Spring Extract, no? Per impostare i frame, le auto-resize mask, eccetera. Quando hanno cominciato a introdurre Retina, in realtà se la sono un po' smazzata loro col 2x, per gestire cambiamenti di orientazione, vabbè, in qualche modo riuscivamo a farlo, legando appunto Spring Extract, queste cose, dove non riuscivamo a fare queste cose qua, potevamo sempre farle via codice. Questo però impone una serie di limiti. Innanzitutto Spring Extract mette in relazione una view col suo contenitore, con la sua super view. Oltre a questo, non può esprimere relazioni tra view, parallele oppure nella gerarchia in generale, no? Quindi è un po' più limitato e spesso dobbiamo scrivere del codice per gestirlo. Quindi l'idea qual è? È di superare, di cambiare un po' questo modo, questo,
diciamo, questa zona di comfort in cui eravamo, no? In cui tutto era facilmente gestibile con valori assoluti, e cambiare proprio modo di ragionare, quindi pensare in modo più, diciamo, dinamico, anche se è una parola un po' inflazionata. Quindi AutoLayout promuove l'approccio dinamico, lo promuove perché permette di gestire in modo abbastanza facile, che so, i cambiamenti di orientazione, piuttosto che situazioni in cui dei controlli si hanno delle dimensioni che cambiano un po' la dimensione relativa e cose di questo genere. Soprattutto AutoLayout si basa sulle relazioni, quindi non è più, non vado più a indicare esattamente quello che voglio vedere quando lo sto disegnando, ma penso alle relazioni tra gli elementi grafici, poi lo vediamo bene. E AutoLayout ha una capacità espressiva superiore rispetto a Spring Extract, nel senso che tutto ciò che era esprimibile con Spring Extract si può esprimere anche con AutoLayout, ma anche molto altro. Qual è la definizione che Paul dà di AutoLayout? Beh, che cos'è AutoLayout? Innanzitutto, prima di dire che cos'è, dice su che cosa si basa. Quindi si basa su dei constraint, su dei vincoli, su delle relazioni tra elementi di interfaccia grafica. È descrittivo, quindi io in realtà dichiaro quello che voglio, non vado a dire come ottenere quello che voglio, quindi è un approccio, se vogliamo, anche concettualmente più facile da questo punto di vista. E infine è un sistema per gestire il layout, quindi alla fine il suo ruolo, qual è il suo lavoro? Lui gestisce il layout, no? Quindi dispone, alla fine andrà a disporre gli elementi dell'interfaccia grafica. Ok, è un sistema. Beh, io ho fatto università un po' di tempo fa, però i sistemi un po' me li ricordo, anche perché queste cose qua si fanno prima di università, vabbè. AutoLayout in realtà si basa su dei principi matematici molto molto semplici, in realtà io adesso li semplifico perché sono un po' più complessi quanto sto dicendo, che cito perché poi ci aiuteranno a capire le situazioni problematiche nelle quali possiamo incorrere quando utilizziamo AutoLayout. Noi sappiamo che, dalle reminiscenze, che un sistema di, diciamo, equazioni lineari può essere espresso, diciamo, in forma algebrica oppure può essere espresso in forma cartesiana. Okay? Ve li do tutti e due, no? Perché poi vedremo che la forma cartesiana ci aiuterà anche visivamente a capire meglio le possibili situazioni con cui abbiamo a che fare. Un sistema di due equazioni lineari può avere una soluzione, e non lo dico io, lo dice Wolfram, e in questo caso cosa succede? Abbiamo due rette che si incrociano in un punto, quindi in questo caso c'è un sistema a soluzione, quindi se cominciamo a pensare ad AutoLayout, ecco, AutoLayout in questo caso non ha dubbi, deve disporre gli elementi in questo modo, ok? Ma il sistema potrebbe anche non avere soluzione, è il classico caso delle due rette parallele, no? Quindi stesso coefficiente angolare, senza ripassarlo, e queste due rette non si incontrano mai e quindi di fatto siamo in una situazione di conflitto, cioè non c'è una soluzione per questo sistema. Oppure ancora possiamo avere infinite soluzioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo due rette che si sovrappongono in qualche modo, quindi sovrapponendosi tutti i punti di queste rette sono soluzioni, vabbè, non entro nei dettagli, però di fatto non abbiamo sufficienti informazioni per individuare una soluzione fissa. Ok, piccolo passino matematico. Quali sono allora i concetti base con cui viene espresso un constraint? Un constraint che cos'è? È qualcosa che mette in relazione qualcos'altro, quindi è una relazione, okay? Dove abbiamo x e y, diciamo le variabili tra virgolette, che possono essere, di fatto sono attributi, usiamo un po' questo termine che è anche quello che usa Apple, delle view. E che cosa sono? Sono attributi che riguardano l'allineamento o, diciamo, il dimensionamento, quindi left, right, oppure abbiamo top e bottom, leading e trailing, quelli cito subito perché poi li rivedremo, sono di fatto degli alias, lasciatemi dire, di left e right, che cambiano a seconda dell'orientazione della lingua, quindi se left to left, leading corrisponde a left, oppure viceversa corrisponde a right. E questo è molto interessante, ci fa capire che AutoLayout, già lo intuiamo, risolve anche un altro problema, che è la gestione del multilingua, no? Quindi non dobbiamo più fare cose particolarmente complicate anche a livello di codice per gestire anche lingue particolari come arabo o altre. E poi altre proprietà come chiaramente la larghezza e l'altezza, il centro, quindi la x e y nel centro, e la baseline per quei controlli che la prevedono. Quindi abbiamo definito che cosa sono x e y.
Poi abbiamo MC, no? Coefficiente angolare, termine noto. Che cosa sono? Allora, M è un multiplier, si dice, cioè è quello che mette in relazione, che dà il rapporto tra, diciamo, gli elementi in relazione. E C è la cosiddetta costante, che è quella che dà la dimensione in punti dell'offset, diciamo, di quanto si dividono, si spostano in queste due rette nello spazio. Ok, poi li vedremo meglio, capiremo qual è il loro significato. La faccina sta a indicare che in realtà non parliamo, io ho parlato prima di equazioni lineari, in realtà quello che possiamo esprimere non sono soltanto uguaglianze, cioè equazioni, ma anche e soprattutto disequazioni, cioè possiamo utilizzare anche il minore uguale o il maggiore uguale. Ok, questa formuletta magari poi la rivediamo quando poi entreremo nella pratica, e quindi teniamocela a mente. Proviamo a descrivere adesso in modo, se vogliamo, così informale, come potrebbe essere un constraint. Abbiamo una view, ok, la cui, diciamo, il cui margine sinistro è maggiore o uguale del margine sinistro, dico sinistro nel caso, diciamo, dell'italiano, per esempio, più un piccolo offset di 20, ok? Questo è di fatto la traduzione della formula matematica applicata, diciamo, a un caso reale. I constraint sono cumulativi, quindi di fatto io posso aggiungere tutti i constraint che voglio ad una view. Chiaramente a un certo punto potrei arrivare a situazioni di conflitto, che poi vediamo. Soprattutto, e questo è molto interessante, i constraint possono andare al di là della gerarchia di view, quindi non sono obbligati a appartenere allo stesso ramo, possono andare allo stesso ramo, con però delle piccole note che sono, innanzitutto devono condividere la stessa window, e su iOS tipicamente non è un problema, cioè di fatto è un non problema, ok, su OS X potrebbe esserlo. E poi ci sono delle piccole eccezioni che riguardano casi in cui si voglia andare, si formino delle cosiddette barriere che non permettono di fare queste cose. E una barriera, quella più importante, è quella in cui in questa gerarchia c'è una view che magari vi è sfuggito da una migrazione o cose di questo genere, che imposta i frame alla vecchia maniera. Quindi questo crea delle barriere, attenzione, ok? Poi ci sono anche situazioni un po' più complicate, tipo i container e altro, vabbè, però ci sono situazioni più rare. Ci sono altre proprietà che i constraint hanno, che non riusciamo a esprimere magari in quella formula, che sono innanzitutto la priorità. Che cos'è la priorità? La priorità indica quale constraint vince su un altro a parità, diciamo, di azione che vogliono imporre. Ad esempio, qua abbiamo, due view, due label, due button, quello che volete, magari hanno un constraint che li vuole far stare entrambi all'interno del contenitore, però entrambi hanno anche un constraint che è la propria, diciamo, larghezza naturale, ok? E c'è qualcosa che, cioè, chi vince, quale delle due, perché tutte e due vorrebbero imporre la propria larghezza, chi si schiaccia, ok, scusate il termine, ok, dobbiamo imporre noi, possiamo noi dire al sistema come vogliamo gestire questa cosa qua. Chiaramente quei constraint che avranno una priorità maggiore saranno soddisfatti prima e quindi vinceranno su quelli con una priorità minore. Ci sono due NAM, una per iOS e una per OS X, ma di fatto hanno gli stessi valori, cambia solo il prefisso, che indicano di fatto qual è la priorità. La priorità di default è quella massima, no? Quella 1000, quindi da 0 a 1000 vanno questi valori. Ok, alcune view, in particolare quelle view che sono cosiddette foglie, no? Cioè le view, le ultime della gerarchia, no? I bottoni, le label, eccetera, possono avere una dimensione naturale che dipende dal loro contenuto, no? In questo caso si parla di intrinsic, cioè intrinsico chiaramente, content size, cioè dimensione che riguarda, che dipende dal loro contenuto. Se una view custom ha la necessità di implementare, di dire al sistema qual è la sua dimensione naturale, è sufficiente che implementi questo metodo e che ritorni una size per la sua dimensione naturale. Tornando un attimo invece al discorso della priorità, rivediamo un attimo l'esempio di prima. C'è un altro modo per indicare come viene gestito questa situazione. Questo altro modo cosa dice? Queste due view hanno una loro dimensione intrinseca, no? Naturale, ok? Però quale delle due si lascia più stringere, diciamo? Quale delle due è meno resistente alla compressione, come si dice? Noi possiamo dire che per risolvere questa situazione di, se vogliamo, conflitto tra questi constraint, possiamo dire che
una delle due view, la prima ad esempio, ha una priorità più bassa di resistenza alla compressione, quindi noi possiamo andare a comprimere questa, questa view. Anche questo di fatto è una priorità come, come quelle che abbiamo visto prima, però si può esprimere in questo modo, soprattutto in, nei casi in cui abbiamo a che fare con i contenuti intrinseci. C'è anche, diciamo, la proprietà complementare, che è quella in cui, ci si chiede quale delle view si può espandere per coprire tutto lo spazio di esposizione, okay? Che è l'hugging. Anche in questo caso è sempre, il concetto è sempre quello di resistenza a fare quella cosa, okay? Quindi noi possiamo abbassare di nuovo questa priorità e fare in modo che una delle due view si lasci stirare, okay? Quindi dica: ok, io vorrei essere lungo 20, ma se tu mi dici che devo essere 30, va, per me va bene lo stesso, okay? Poi il concetto è quello. Quindi abbiamo visto le proprietà dei constraint. Ok, ma torniamo un attimo ai concetti di base. Come funziona autolayout? Cioè il processo. Il processo qual è? Beh, il processo, abbiamo visto, parte dalla matematica, dalle relazioni, dai constraint, no? Dopodiché viene applicato un motore che è il motore di autolayout, che alla fine di tutto il processo, lasciatemi dire, di rendering, quindi non solo del calcolo dei constraint, tutto quello che ne segue, produrrà di fatto i pixel che noi vediamo sull'iPhone, no? Quindi arriveremo a completare il processo. Quindi di fatto quali sono gli step, i macro step? Innanzitutto dobbiamo installare i constraint all'interno del nostro sistema, cioè di dichiarare quali sono i constraint. Dopodiché il sistema a runtime cosa fa? Convertirà questi constraint in disequazioni o equazioni, diciamo, lineari. A un certo punto, quando dovrà calcolare il risultato di questo sistema, farà applicare il proprio motore matematico e tirerà fuori, diciamo, come risultato i frame, cioè i valori dei frame che dovrebbero essere applicati alle varie view, okay? A quel punto potrà andare davvero a fare quello che facevamo noi una volta, cioè fare set frame sulle view, lo fa lui, ok? E alla fine visualizzerà di fatto le view sui layer, sui pixel, sullo schermo. Quindi le macro fasi, diciamo, runtime quali sono? Una prima fase, chiamiamola di constraint, cioè che ha a che fare con la risoluzione dei constraint. Una fase più di layout, una fase geometrica, nella quale i valori calcolati dal motore matematico vengono applicati alle view. Infine c'è la fase di display che abbiamo sempre avuto. Come si muovono queste fasi? Come operano queste fasi all'interno della gerarchia di view? Beh, vi dico una cosa, io ho preferito disegnare la gerarchia di view al contrario, lasciatemi dire, cioè come noi la vediamo quando guardiamo un iPhone. Quindi la super view, se vogliamo, sta in basso e la sub view sta in alto, ok? Non è magari la formula che usa anche Apple, però a me visivamente veniva più facile capire questo, cioè quello che vedo più in alto quando guardo uno schermo. Quindi abbiamo, non so, una main view che ha n view container, e quelle a loro volta hanno, diciamo, delle foglie, no? Dei bottoni, delle label, eccetera, no? Un esempio, una label view. Come avviene la fase di constraint? La fase di constraint avviene dalla sub view, quindi da, diciamo, gli elementi più piccoli agli elementi più grandi, no? È abbastanza semplice da capire, perché comunque io ho un sistema matematico, risolvo prima una parte piccola, a quel punto gli elementi risolvono la parte che lo contiene e così a catena riesco a risolvere l'intero sistema. Quindi si muove, diciamo, in questa direzione. Può essere invocata, in realtà sappiamo che non è mai un'invocazione sincrona, cioè si dice al sistema che c'è bisogno di fare questo aggiornamento chiamando il metodo set need update constraint. Si possono aggiungere dei constraint via codice a un certo punto chiamando il metodo update, andando a implementare il metodo update constraint, e l'output di questa fase è quello di preparare, si dice, i valori come se avessimo fatto i cgrect, no? Che poi noi settiamo alle set frame quando utilizziamo i spinning extract. In realtà qua, nella fase successiva, che è la fase di layout, quindi la fase di creazione della geometria delle view, okay? Questi valori vengono settati. E vengono settati in quale ordine? Beh, a questo punto ho risolto il sistema matematico, quindi vabbè, comincio e vado per strati, quindi parto prima dallo strato, diciamo, che contiene più
che dovrà contenere più elementi, quindi la super view, ok? E mi avvicino fino ad arrivare all'ultima cosa che disegno sopra le altre, che è l'ultima delle sub view. Quindi diciamo dalla super view alla sub view. Anche in questo caso possiamo triggerare questa fase chiamando set need layout, chiaramente in questo caso, e possiamo forzare un refresh istantaneo chiamando un metodo che è layout if needed, ma soprattutto quello che fa questa fase, lo ripeto, è applicare quei valori che abbiamo calcolato nella fase precedente di risoluzione dei constraint alle view, che diciamo ai frame delle view che costituiscono l'interfaccia utente. Beh, e qui siamo a quello che è sempre successo, cioè a questo punto abbiamo delle view con i frame impostati. Niente, questa è la fase che c'è sempre stata, la fase di display, cioè di creazione dei layer, dei pixel se vogliamo, che andrà chiaramente dalla super view, cioè disegno la super view, disegno quella che gli sta sopra, eccetera, fino ad arrivare alla view più in alto, e quindi ho disegnato tutta il mio screen, tutte le view. Anche in questo caso, ma questo lo sapevamo già, si possono chiamare i metodi come set need display, quindi siamo in una situazione completamente analoga a quella di prima, l'unica differenza è che ci siamo arrivati in modo automatico, no? Quindi è il sistema che ha calcolato questi frame, li ha applicati, e quindi adesso è diverso semplicemente il percorso che abbiamo fatto prima di arrivare qua, ma qui comunque la cosa è analoga. I nostri vecchi draw rect li facevamo a questo livello. Bene, abbiamo fatto quindi una prima carrellata di quelli che sono i concetti principali. Adesso cominciamo a metterli in pratica. Qualche mese fa, se mi avessero costretto a fare questa sessione, sarei partito parlandovi del codice. Oggi, senza questioni, me la faccio volentieri e parto parlandovi di interface builder. Non perché io sia un fan di interface builder, ai miei tempi ero anche abbastanza talebano sul codice, 3-4 anni fa, così. Chiaramente il segno indicato da Apple è un altro, quindi il segno indicato da Apple è quello di seguire più l'interfaccia utente disegnata con l'interface builder che via codice. Adesso non voglio aprire diatribe su questa questione perché poi ognuno ha il suo approccio, che va benissimo, insomma. Però di fatto Apple aiuta questa direzione. Quindi di fatto quello che abbiamo, qual è il perché, no? E poi vediamo come funziona, però prima domandiamoci perché e andremo a vedere che è solo una questione di comodità, quindi è più comodo, è più facile da capire, quindi è più facile rispetto al codice capire l'interface builder nella versione ultima, è più facile poi da implementare, ma soprattutto è più facile da debuggare, oltre al fatto che siamo in due a debuggare, cioè c'è anche interface builder che mi suggerisce delle soluzioni, quindi perché? Perché non usarlo? Beh, perché non usarlo? Perché il vostro capo o qualcuno, vostra moglie, non so chi, qualcuno che vi comanda, vi ha detto che dovete usare Xcode 4, ok, per qualche motivo dovete usare quello. Quindi quello potrebbe essere un deterrente, perché in Xcode 4 effettivamente la gestione dell'out layout negli XIB aveva qualche problema, non che non funzionasse, intendiamoci, funzionava, qualcuno avrà fatto anche ottime applicazioni con quello. Il problema è che il canvas doveva sempre trovarsi in una situazione di una soluzione, cioè di sistema coerente. Quindi quando voi aggiungevate un constraint sotto, il sistema ne aggiungeva altri per rendere il sistema matematico risolvibile, e quindi si diventava un po' pazzi a seguire il fatto che si aggiungeva un constraint, venivano aggiunti altri che non potevate eliminare se non eliminando il vostro, quindi era di fatto poco gestibile, no? Quello che capitava è che vabbè, se proprio devo usarlo scrivo via codice. Però non è questo il vero valore di auto layout. Oppure un altro motivo per non usarlo è perché ci sono delle view particolarmente complesse che magari si riesce meglio a capire via codice. Io sinceramente questa frase la riporto perché ne ho sentita dire da molti, non ne ho trovate tanti di casisti di questo genere, però qualcuno potrebbe pensarla così, quindi è giusto indicarlo. Così come qualcuno potrebbe dire io odio storyboard, e a questo qualcuno potrebbe rispondere usare sempre gli XIB, io odio gli XIB, non usare interface builder. Quindi di fatto ci potrebbero essere anche delle scelte filosofiche a monte che impediscono questo. Vabbè, quindi perché e perché no? Ok, quindi usiamo auto layout, facciamo un nuovo storyboard, un nuovo XIB, ricordiamoci di impostare il flag, non so se si legge, vabbè, comunque use auto layout
a IS, in realtà se fate un nuovo XIV, un nuovo storyboard, il sistema nel suo template l'ha già impostato a IS e lo aveva anche in Xcode 4 quando dava fastidio a tutti, però vabbè, adesso non dà più così fastidio. Quindi di fatto ricordatevi di controllare sempre che sia attivo. Allora, che cosa è cambiato in Xcode? Xcode fino alla 4 aveva, l'ho detto più volte, qualche piccolo problemino, ok? Poi è arrivata la 5, ok? E quello che fondamentalmente è cambiato è che Apple ci ha dato uno strumento che è un workflow, cioè di fatto ci ha dato un modus operandi nuovo che è più facile da fare, non ha, il sistema non si oppone a noi, ma ci aiuta nella realizzazione dei nostri layout. Abbiamo un primo step in cui noi prendiamo gli elementi grafici e li posizioniamo su Interface Builder, non senza preoccuparci dei constraint, li posizioniamo come se stessimo disegnando, lasciatemi dire, in Photoshop o in programma di disegno, ok? A un certo punto però dovremo fare i conti con i constraint, però fino a lì possiamo andare avanti, Interface Builder non ci blocca. Facciamo i conti con i constraint, quindi andiamo a vedere, ne mettiamo alcuni, quelli che noi sappiamo che vogliamo che siano imposti, e mettendo i constraint quello che succede, siamo andati ad aggiungere equazioni al nostro sistema matematico, un po' di equazioni, ci potrebbero essere delle situazioni non risolvibili, okay? O comunque che generano delle problematiche. Perciò a questo punto facciamo un po' di debug, ma facciamo insieme a Interface Builder, che ci aiuta in questo, ci aiuta con degli strumenti molto potenti. Fatta la fase debug, abbiamo terminato la nostra interfaccia grafica, a questo punto è pronta per le generazioni future, diremo, cioè è pronta per eventuali sviluppi, perché a questo punto utilizza già Auto Layout, che è il sistema che Apple ha indicato come il sistema da utilizzare adesso e in futuro. Vediamo queste fasi. Allora, nella fase iniziale abbiamo detto prendiamo i nostri widget, li posizioniamo, li dimensioniamo, eccetera. Possiamo aggiungere costi, ma non siamo obbligati a farlo, lo facciamo solo quando saremo pronti. Possiamo sistemare la position, farci aiutare dalle guide, eccetera. A un certo punto però ok, più o meno è quello che il grafico mi ha detto di fare. Cominciamo però ad aggiungere i constraint, perché se io lancio questa cosa, non ho detto che non funzioni, però è chiaro che potrebbero esserci dei problemi quando cambio l'orientation, quando faccio cose di questo genere, in realtà potrebbe aver generato delle situazioni ambigue, eccetera. Quindi aggiungiamo noi in modo esplicito i constraint che sappiamo, no? Vogliamo che i due bottoni siano larghi uguali o cose di questo genere. Possiamo farlo in tre modi, quindi col cosiddetto control drag, oppure dico io col tasto destro del mouse, comunque di fatto facendo questa gesto noi ci spostiamo nella direzione in cui vogliamo imporre un constraint tra una view e il suo contenitore, o tra una view e un'altra view, e a quel punto ci viene data la possibilità di aggiungere da un menu a tendina, scegliere il constraint che vogliamo aggiungere. Oppure ancora abbiamo due menu in basso nel canvas, che sono il menu align e il menu pin, ok? E in realtà questo ci permette di aggiungere tutto ciò che riguarda il posizionamento, no? Tutti i costi riguardano il posizionamento delle view. Oppure ancora possiamo dire, ma sai cosa c'è? Secondo te come andrebbero disposti? Lo chiedo al sistema, quindi Interface Builder mi suggerisce un set di constraint valido. Vediamo un po' come funziona. Il control drag, quindi io parto da una view, ok, mi sposto verso la view target, cioè verso la view con la quale voglio mettere in relazione la view da cui parto, mi compare un menu e a questo punto io posso scegliere quali constraint applicare. La cosa interessante è che non mi compaiono tutte le possibilità, ma solo quelle che hanno senso nella direzione in cui mi sono spostato. Tipo in questo caso non mi sta mostrando la possibilità di mettere un constraint verso il top del container, verso il button, ma soltanto verso la parte destra, ok? Il trend. Possiamo anche scegliere ovviamente di aggiungere più constraint contemporaneamente con un shortcut da tastiera, comando shift. Vediamo le altre modalità. Abbiamo in fondo nel canvas di Interface Builder questi menu. Il primo, cosiddetto align menu, permette di impostare tutto ciò che riguarda gli allineamenti di fatto, no? Quindi la distanza rispetto al margine destro della super view, cose di questo genere. E l'altro invece ci permette di impostare
le spaziature, le dimensioni, cioè tutto ciò che riguarda le larghezze, le altezze, le dimensioni degli elementi, anche in relazione tra loro, quindi il fatto che siano uguali, no? Vedete, a un certo punto c'è la possibilità di indicare per due constant selezionati nel canvas che hanno larghezze uguali di questo genere. Di solito però conviene partire da un set suggerito, quindi c'è un terzo menu sempre in fondo, che è il menu Add Minimum Suggested Constraint, che ci permette di aggiungere un set predefinito di constraint non ambiguo, e questo è molto interessante. Tra l'altro c'è anche la possibilità di aggiungere, di resettare, cioè io ho aggiunto un set, l'ho modificato, sono in una situazione che non capisco più niente, ok, dico al sistema secret, cioè, resettiamo e torniamo in una situazione pulita. Si può fare nell'intero controllo visualizzato oppure soltanto su un widget selezionato. Se vogliamo modificare il constraint, vabbè, ma abbiamo classici modi, possiamo fare doppio clic sulla lineetta che indica il constraint, e a quel punto compare un menu che ci permette di modificare alcune cose, ok, non tutto, quello che possiamo modificare è il tipo di relazione, minore, maggiore, uguale, la priorità, oppure il valore della costante. Attenzione che non possiamo modificare il tipo di constraint, cioè non possiamo dire che un constraint sulla larghezza diventa un constraint sulla distanza o cose di questo genere. Semplicemente se vogliamo fare una cosa del genere eliminiamo quel constraint e creiamo uno nuovo. Abbiamo tre modi per cioè abbiamo questi due modi. Nel secondo modo la cosa interessante è che nel menu abbiamo anche la possibilità di indicare la priorità, quindi nell'inspector possiamo indicare anche la funzione priorità che abbiamo visto prima, no? Quando abbiamo due constraint che vogliono fare più o meno la stessa cosa, quale di due vince? Non sono in conflitto perché in entrambi magari dicono minore o maggiore, cioè minore o maggiore, quindi di fatto sono uguali di entrambi, però quale è più forte, quale viene implicato prima, posso giocare sulla priorità, ok? Però possiamo arrivare a delle situazioni in cui abbiamo aggiunto qualcosa di sbagliato. Ok. Abbiamo tre tipi di situazioni anomale, ok? Layout ambiguo, tre tipi come tre tipi di soluzioni di sistemi. Quindi, layout ambiguo di fatto è quando abbiamo infinite soluzioni, cioè non abbiamo abbastanza informazioni per dire quel widget lì a runtime sarà in quella posizione. Oppure abbiamo dei constraint in conflitto, abbiamo, se vogliamo, delle informazioni che vanno una contro l'altra, le famose rette parallele, no? Quindi tutte e due dicono che la pendenza è così, quindi stanno dicendo lo stesso tipo di informazione, però una dice però passerà da questo punto e l'altra dice passerà da questo, non possono coesistere, quindi non abbiamo soluzioni in questo caso. E poi un'altra situazione che è di fatto più diciamo di tool, no? Cioè più relativa a interface builder, il fatto che stiamo visualizzando qualcosa sul canvas che non corrisponderà a quello che vedremo a runtime quando verranno applicati i constraint. Ok, vediamo come poter risolvere queste situazioni. Quindi siamo nella fase di debug and resolve. Possiamo andare a individuare i problemi guardando l'issue navigator, oppure l'outline view, oppure guardando il canvas, adesso vediamo nello specifico. Individuati i problemi possiamo risolverli con almeno due modi diversi. Quindi adesso non so quanto si vede, però comunque così a memoria, ricordate queste sono le zone di Xcode, abbiamo una zona in cui ci vengono indicati tutte le issue, no? Che è l'issue navigator, in questa zona ci verranno indicate anche le issue su interface builder, in particolare in relazione ai constraint, all'auto layout. Però possiamo anche vedere questi problemi nello specifico nell'outline view. In realtà parlo già aperta, l'outline view è quella che fa vedere la gerarchia di view, no? Vi mostra una freccina che vi permette di entrare in una vista che vi dà il dettaglio di tutti i problemi categorizzati per tipologia di problema relativo all'auto layout. Oppure ancora, senza neanche aprire altri dettagli, possiamo guardare il canvas e leggere i colori per capire che tipo di problema è sorto, quindi avremo colori tipo arancio per le view posizionate non correttamente oppure per i constraint ambigui e colori tipo rosso per le view, per i constraint di tipo in conflitto. Vediamo il primo caso, ok, abbiamo un layout ambiguo, come vedete abbiamo delle linee, non so se si vedono, però comunque tra questi due bottoni ci sono delle linee soltanto. Non sono delle linee blu, ma delle linee arancioni. Quindi arancione vuol dire che manca dell'informazione. Che informazione manca qua? Beh, un po' si vede, cioè
ho dato soltanto informazioni in una direzione, no? In un asse, no? l'asse X, manca un'informazione sull'asse Y, quindi ok che questi due bottoni avranno la stessa larghezza, saranno spaziati in quel modo, ma dove si posizioneranno in verticale devo dare un constraint anche per quella direzione. Per risolvere le situazioni ambigue abbiamo tre modi diversi a seconda di ciò che ha causato questo problema. Quindi possiamo andare ad aggiungere constraint che mancano, oppure possiamo andare a giocare su alcuni parametri, che sono quei parametri che l'interface builder non può sapere, perché o dipendono dal contenuto del widget che abbiamo portato, quindi ci sono i contenitori, no? Le table view, ma comunque in generale tutte le view che possono avere contenuto hanno una dimensione che può dipendere dal loro contenuto, quindi noi possiamo dire interface builder, tu considera questa dimensione come una dimensione accettabile a runtime. In realtà interface builder poi non la applicherà a runtime, l'applicherà soltanto nella fase di disegno, però permetterà a voi questa cosa qua di visualizzare bene la situazione sul canvas. Oppure un altro caso è quello in cui abbiamo fatto una custom view che ha un contenuto che le impone una dimensione intrinseca. In questo caso la custom view non è conosciuta da parte di interface builder e quindi noi dobbiamo dire quale potrebbe essere una sua dimensione accettabile, però vediamoli meglio. Vabbè, il primo è quello più facile, quando mancano dei constraint. Abbiamo due modi per risolvere questo problema, quindi o li aggiungiamo noi, in realtà questo sarebbe un terzo, lo dico perché è molto più facile dire a interface builder di risolvere, quindi c'è proprio un menu in basso nel canvas che permette di aggiungere i missing constraint, quindi noi andiamo, selezioniamo i nostri constraint, anzi le nostre view, e diciamo di aggiungere le cose che mancano. Oppure dall'outline view che abbiamo visto prima, che ci segnalava dei problemi, da lì direttamente cliccando sul rosso del problema, sul pallino rosso, ci viene suggerita l'azione da fare, ci spiega anche perché non va bene. Quindi Interface Builder ci aiuta molto, no? ci insegna anche. Okay? Di fatto per risolvere questi problemi quello che facciamo è scegliere la issue e dire a Interface Builder di aggiungere i constraint che mancano. Possiamo anche aggiungerli noi, però è più facile farli aggiungere da lui. Nel caso invece in cui abbiamo un contenuto, delle più che hanno un contenuto che non è definito, possiamo andare a specificare qual è il contenuto da utilizzare, qual è la dimensione da utilizzare design time. Quindi nell'inspector flaghiamo, non so se si legge, però questa voce qua, remove sul placeholder, questo flag che fa rimuovere questo placeholder, questo constraint, che di fatto è un constraint come tutti gli altri, ma è un constraint funzionale soltanto alla fase di design, non servirà poi nella fase runtime, però io lo devo indicare perché in questo modo riesco a visualizzare meglio quello che sarà il risultato finale. Ok, attenzione che lo ribadisco, questa cosa qui vale soltanto a design time. E soprattutto per applicare questa cosa dovete selezionare il constraint, quindi non la view, ma il constraint. Vediamo un altro caso, che invece è il caso della custom view. Vi siete fatti voi una view, no? Classica view, un'immagine con del testo, una specie di cell, una cosa di questo genere, un bottone un pochino più complesso, che in realtà ha un suo contenuto intrinseco, dipende dalla dimensione dell'immagine, dalla lunghezza del testo, però l'interface builder non sa come è fatta dentro questa custom view, perché non la conosce. Okay? Quello che potete fare è dire a lui: va, ok, allora selezioniamo la view e gli dite considera un contenuto intrinseco di questo tipo, di questa dimensione. Questo aiuta voi a visualizzare la view corretta, come potrebbe essere runtime, e permette a Interface Builder di ignorare questo tipo di problema. Anche in questo caso è sempre una questione che si applica a design time, e questa view non avrà di fatto questa dimensione intrinseca runtime, perché è un valore a caso che avete impostato voi, funzionale soltanto al disegno. In questo caso, a differenza dell'altro, abbiamo selezionato la view. Ok, abbiamo visto quindi i layout ambigui. E abbiamo l'altro caso, no? Il caso in cui abbiamo imposto due constraint che vogliono dire due cose praticamente identiche, ma con dei valori diversi, no? Vanno a insistere sullo stessa proprietà geometrica. In questo caso qui, AutoLayout dice, oh, io non ho soluzione, non so, entrambi dicono la stessa cosa posso fare? Ma innanzitutto posso andare a eliminare quelli che non mi interessano, selezionandoli su un canvas perché sono indicati in rosso. Oppure ancora, posso utilizzare di nuovo un menu offerto dal sistema che permette di rimuovere queste cose.
Un ultimo caso invece è quello delle view posizionate male. Cosa vuol dire posizionate male? Ma in pratica, non l'ho detto, magari lo specifico meglio, i frame constraint sono entrambi sul canvas e hanno ben visualizzati e convivono, però sono separati. Cosa vuol dire sono separati? Che io posso posizionare una view, quindi ho diventato fatto il frame, poi la muovo perché applico dei constraint e quindi la sposto alla sua posizione, dico naturale, cioè che avrebbe runtime se il constraint fosse applicato. In questo caso possiamo vedere che abbiamo un constraint, adesso si leggerà poco, però comunque che imporrebbe la view a questa altezza, in realtà io l'ho posizionata più in alto nel mio canvas. Questo qua cosa implica? Implica il fatto che dobbiamo in qualche modo rimuovere questa situazione. Okay. Come possiamo farlo? O andiamo a rimuovere a mano le view, oppure possiamo farci aiutare di nuovo dall'outline view e dai suggerimenti che ci dà. E quello che ci dice è ci avevano ragione i constraint o ci avevano ragione i posizionamenti sul canvas che avete fatto. Okay? Quindi possiamo dire, ok, aggiorni i frame perché hanno ragione i constraint, quindi abbassiamo in quell'altro caso la nostra view. Oppure no, io lo volevo proprio dire, si vede che il constraint mi sono dimenticato di aggiornarlo, aggiornami il constraint, no? Ho letto in parole povere, però il concetto è proprio quello. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro processo di sviluppo con Interface Builder e a questo punto siamo in mantenimento, non dobbiamo fare nient'altro e siamo pronti per eventuali evoluzioni. E questo è il percorso su Interface Builder. Come vedete, è molto guidato, ci aiuta molto e ci risolve tante situazioni. E davvero, non so quanti di voi hanno avuto esperienza con Xcode 4, ma qua il passo è davvero importante. Quindi usiamolo, cioè il mio consiglio è quello, poi chiaramente ognuno fa quello che vuole. Ci sono comunque delle situazioni in cui può ancora aver senso utilizzare i constraint a livello di codice. In realtà non ci sono molte classi, ce n'è una in particolare, che è NSLayoutConstraint, che definisce di fatto due metodi. Okay? Possiamo definire il constraint in modo, se vogliamo, dichiarando tutte le sue proprietà, quindi con un metodo molto lungo che non sto qua neanche a leggere, ma che fa di fatto cosa va a prendere gli elementi che abbiamo specificato qua, dirà qual è la prima view, qual è la sua proprietà, il suo attributo, qual è la relazione, eccetera. Oppure possiamo definire i constraint con il cosiddetto Visual Format Language. Che cos'è? Ma è una sintassi che ci permette di indicare con una stringa come vogliamo che siano rappresentati i constraint a runtime. Ok, la vedete lì in arancione, questa stringa sta a indicare che io voglio che queste due view abbiano una distanza di 20 tra di loro. Il Visual Format Language ha una sua forma, ok? È molto ASCII art, no? È un po' come se vedessi la rappresentazione vera del linguaggio. Possiamo indicare se lo vogliamo applicare in verticale o orizzontale, possiamo indicare quali sono le super view con le pipe, possiamo indicare qual è il tipo di relazione e qual è la priorità. Quindi di fatto possiamo indicare tante cose con questo tipo di linguaggio. Quindi abbiamo anche la possibilità di dire al sistema di imporre una distanza standard, quali sono i tipi di relazioni che vogliamo andare a applicare, quando li vogliamo andare a applicare con super view, quando li vogliamo applicare in verticale, in orizzontale, eccetera, eccetera. Quindi non sto qua a entrare nel dettaglio perché non c'è poco da dire, nel senso si impara abbastanza facilmente e si utilizza. Attenzione che questo non copre tutte le casistiche, cioè ci sono alcune casistiche che quel tipo di linguaggio non riesce a esprimere. Perché? Perché hanno voluto mantenerlo più semplice e meno espressivo. Magari copre meno situazioni, tipo questo è un classico esempio, quando una stessa view voglio indicare che l'altezza è un terzo della larghezza, viceversa, e questo qua lo devo fare con l'altra API, quella che dichiara tutte le priorità. Per installare i constraint abbiamo un metodo delle classi NSViewUIView che permette di installare i constraint, cioè di dire al sistema guarda che questi qua sono i constraint. E andiamo a vedere invece una cosa più interessante: come possiamo debuggare i constraint a livello di codice. C'è un metodino che si chiama AutoLayoutTrace che possiamo applicare a ogni view, okay, quindi anche alla window, che permette di stampare la gerarchia di view. E in questo caso, oltre a stampare la gerarchia, ci indica anche quali sono le problematiche. Certo, ci dice quali sono
quali sono gli indirizzi di memoria che danno problemi, ok? Cosa possiamo fare? Ma possiamo dire, se vogliamo, possiamo colorare noi visivamente un widget, no? Con quell'espressione, quindi un'espressione del debugger, possiamo cambiare il colore runtime di un widget e visualizzarlo. Un'altra cosa che possiamo fare è stampare di fatto i constraint, quindi abbiamo due modi, o li stampiamo tutti oppure li stampiamo su un asse, no? Un asse orizzontale e un asse verticale. Qui sottolineo il fatto che è molto interessante che, non so se si vede, però di fatto nella description del constraint è usato il Visual Format Language, quindi conoscerlo serve anche per la fase di debug. Magari non utilizzerete Interface Builder, però comunque è utilizzato in questo e quindi vi dà il senso di come deve essere applicato il tipo di constraint. Ma adesso cito due o tre casi particolari, alcuni casi che vi fanno capire, tipo questo, che in realtà lo sforzo che si vuole fare su auto layout è uno sforzo più, se vogliamo, di ragionamento che di altro. Cioè, ci sono situazioni che non sono immediatamente esprimibili, ma che si possono esprimere. Tipo in questo caso voglio delle view equispaziate. Il trucchetto è capire che devo inserire delle view di fatto finte, che stanno in mezzo le une con le altre. Ok? Sulla custom view l'ho già accennato prima, vado abbastanza veloce, bisogna ricordarci se ha un contenuto intrinseco di implementare il metodo, possono notificare auto layout quando cambia il loro contenuto, possono anche avere una baseline eccetera, ma la cosa più interessante è questa: noi possiamo indicare, esiste un'altra dimensione naturale delle view che non è il frame ma è il rettangolo di allineamento, se vogliamo, che è, tipo in questo caso, abbiamo fatto una custom view con una view rettangolare con un badge in alto. Ecco, quando AutoLayout andrà a centrare nello schermo questa view, utilizzerà come rettangolo di riferimento non quello che contiene anche il badge, perché sarebbe asimmetrico, ma quello interno. Per vedere questi rettangoli si può anche impostare una variabile del debugger. Quindi alla fine, sulle custom view, quali sono le pratiche da utilizzare? Dobbiamo aggiungere i constraint in un punto preciso, quindi in update constraint, chiamare il set need layout per rimuoverli, eccetera. Questo ve lo lascio, magari potete approfondire. Il concetto è, quando fate le custom view, tenete presente che dovete fare un po' di cose in più, magari rispetto a prima, però non sono poi così complicate. Così come non è complicato fare delle animazioni, lo dico, e poi magari vi lascerò approfondire il tema, perché come prima c'è il blocco in cui facciamo l'animazione eccetera. La cosa molto interessante è che innanzitutto dovete modificare i constraint, quindi non sognatevi di modificare i frame, perché non funziona, perché abbiamo sempre detto che auto layout non va a toccare i frame direttamente. Dovete chiamare prima e dopo questo metodo, e la cosa interessante è che dovete andare ad animare le costanti, ok? Ho messo il funghetto perché è una decisione un po' particolare da parte di Apple, però comunque è così, quindi quello che si modifica è la constant. Compatibilità e migrazione, vabbè, abbiamo già detto dove è supportato, è molto importante utilizzare Xcode 5, e se voglio migrare quello che devo fare è utilizzare AutoLayout, utilizzarlo oggi magari, però non utilizzarlo subito per tutte le view, cioè non è necessario, è una cosa molto selettiva, un po' come con ARC, cioè posso decidere di utilizzarlo solo su alcuni storyboard o su alcuni XIB. Ecco, sugli storyboard purtroppo vale per tutto lo storyboard, ok? Non utilizziamo ovviamente set frame, quindi non fatevi venire in tentazione e quindi non utilizzatelo. Quindi, qual è il workflow per la migrazione? Abbiamo detto, bisogna fermarsi e fare due ragionamenti, cioè dobbiamo cominciare, non dobbiamo così essere tentati dal riconvertire quello che avevamo fatto in Spring Extract così com'era in auto layout, perché spesso non dobbiamo fare nient'altro, perché magari avevamo aggiunto del codice per gestire situazioni che Spring Extract non gestiva, ma che adesso invece in realtà auto layout gestisce. In altri casi, quindi, se non siamo in questo caso, possiamo dire, allora a quel punto andiamo a aggiungere i nostri constraint e facciamo tutte le valutazioni, alla fine andiamo a verificare se tutto è corretto. Cito questo metodo solo per dire che attenzione, che se voi nella vostra view andate a modificare il layout, dovete impostare questo parametro a no, perché di default cosa succede? Il sistema è conservativo, dice ok, le view che utilizzavano Spring Extract in automatico convertono Spring Extract in auto layout.
Quindi occhio che se avete il codice vecchio, dove fate dei disegni, dovete andare a impostare questa costante. Ah no. Termino con le ultime considerazioni. Allora, auto layout è fantastico, quindi abbiamo visto tante qualità, ne cito alcune, no? Il fatto che sia dichiarativo, che minimizzi i calcoli che dovete fare voi nel codice, piuttosto che, e se vogliamo, vettoriale, lasciatemi dire, cioè guidato da espressioni di relazioni, non tanto da punti, da dimensioni scalari, fisse, eccetera, permette anche delle regole di conflitto, le permette di gestire come l'abbiamo visto prima, con le priorità, eccetera, esprime dei contenuti naturali, tipo il contenuto intrinseco, eccetera, ed è distribuito, cioè è distribuito perché ogni view è in relazione con le altre e può definire la sua relazione con le altre, quindi non è il controller che deve dire come sistemare tutto a livello di view, che di fatto non è poi il suo compito. Quindi perché utilizzarlo? Beh, innanzitutto perché è qualcosa di migliore rispetto a Spring Extract, gestisce gli schermi di varie dimensioni e, come ho detto prima, lo ripeto, sposta la logica delle view nelle view, dentro interface build o comunque all'interno della parte disegno. Ok? La cosa interessante, è che ci permette di dare una priorità a degli elementi in interfaccia e quindi gestire meglio, non so, le rotazioni, cioè situazioni in cui lo spazio di esposizione può cambiare, può variare. Perché non utilizzarlo? Vabbè, perché non è facile all'inizio, perché non è in questo caso semplicemente una nuova pratica, ma di fatto anche un nuovo modo di ragionare, no? Di pensare al layout. La curva di apprendimento può essere abbastanza ripida, soprattutto quando utilizzate il codice, quindi quando dovete definire il codice, o quando utilizzavate Xcode 4, ok? E poi ci sono alcuni casi che effettivamente sono un po' difficili da gestire, ok? Detto questo, ci sono molti riferimenti online, praticamente da 3 anni ad ogni WWDC si è parlato di auto layout. Io però vi consiglio di fare una cosa un po' particolare, di partire dall'ultimo, da quello di quest'anno, poi magari andate a approfondire, guardatevi anche gli altri, spiegano il codice, però è l'ultimo quello da guardare, perché quello vi spiega come usarlo con Interface Builder. Ci sono anche 2 NS screencast e questo mi fa capire che anche il buon Sherman ha dovuto rifare lo screencast perché in Discord 5 qua c'era una differenza. Ci sono anche 2 bei talk, uno di Justin Williams dell'IDEV e uno del nostro, dico nostro perché è italiano, Cesare Rocchi all'IDEV. In particolare quello di Justin Williams, che ha fatto tenuto a settembre, ha un po' anche lui questo approccio, un po' quello che ho detto io. Libri, c'è la guida, quella valetta, di fatto racconta un po' quello che ho raccontato io. C'è praticamente ogni libro nuovo su S6 e su S7 ha un capitolo su auto layout. Vi consiglio, se potete, se sono già in giro, di usare quelli su S7, così partite subito con l'approccio moderno. E c'è anche un bel libro di Erika Saladun che si chiama iOS Auto Layout. E questo libro sta uscendo tra 3 giorni, 4, nella versione aggiornata per iOS 7. Io purtroppo non ho fatto il tempo a leggerlo, però spero di non avervi raccontato cose non vere. Grazie a tutti.